Ciao a tutti, riprendiamo la nostra lettura di CP dal capitolo 15. Palla di fuoco sta male. E arrivò il vento che urlò alle rondini. Si parte per il lungo viaggio verso il mare? Siete pronte? Sì, risposero le rondini. E per tutta la giornata si chiamarono, si radunarono e si prepararono alla grande avventura di ogni autunno. Salutarono gli amici passeri e il giorno seguente, quando puntualmente il vento arrivò, saltarono sulla sua groppa e sparirono nell'infinita vastità del cielo. Che silenzio tutto intorno, dopo la partenza delle rondini. Muta era la campagna e si udivano di quando in quando i sospiri delle foglie gialle, che dopo aver tanto lavorato, salutavano con dolore l'albero e si staccavano da lui. Tutto diventava ogni giorno più triste. Nei prati le ranocchie gracidavano. Palla di fuoco sta male. Il nostro amico sta molto male. Da qualche tempo, infatti, Palla di fuoco si alzava di malavoglia. Pallido, arrancava tra le nubi che gli sbarravano il cammino e solo di rado riusciva a mandare qualche tiepido raggio in giro per dimostrare che era ancora in vita. Ma ben presto le forze gli mancarono e sparì in mezzo alle nebbie. Ora lavorava forte il vento, che tornato dal mare più robusto che mai, spingeva nuvole grigie e testarde, gridando: Largo, largo, devo riempire il cielo! Pian piano ce la fece. Il bel cielo azzurro, dove Scipì e la sua compagna fecero mille voli, diventò grigio come il fumo, senza un buchino da cui filtrasse un raggio di sole. I piccoli passeri domandavano: Perché Palla di Fuoco non c'è più? E i vecchi rispondevano: Tornerà, ma per rivederlo dovremo essere forti e coraggiosi e non tutti lo rivedranno. La vita dei passeri si era fatta molto dura. La pianta dai grappoli dolci, amica degli uccelli, fu spogliata dall'uomo che la coricò al suolo legandole le braccia. Poi, forse credendola morta, la seppellì con terra e paglia. Di tanto in tanto passavano stormi di uccelli stranieri che gridavano ai passeri: Venite con noi, presto sarà la fame, presto sarà la morte. Ma i passeri anziani dicevano ai giovani: Noi non lasceremo mai la nostra patria, faremo dei sacrifici, ma resisteremo. E si preparavano cercando buchi profondi intorno alla torre del fumo, che aveva già cominciato a mandare tutto intorno un buon tepore e a lanciare dal buco nero nuvolette scure che stavano lì, indecise, sul cortile. Il vento, che adesso faceva anche da guardia civica, gridava: Via, girare al largo! E le disperdeva. Qui abbiamo un bel disegno che rappresenta le rondini che volano via nel cielo azzurro. Prima di dormire, i passeri chiacchieravano un po' sulla gronda del tetto, gonfiando le piume per difendersi dalle punte di spillo di freddo. Quest'anno Palla di Fuoco si è ammalato presto. Il cielo è pieno ormai, l'ora è vicina. Se c'è da lottare, eccomi pronto insieme a voi, disse Scipì. Promettiamoglielo, gridò Passerì. Alla fine tornerà Palla di Fuoco e la nostra vita ritornerà felice. Prometto, gridarono i passeri dalla gronda. E in quel momento, di fronte alle minacciose nuvole nere che mettevano paura solo a guardarle, sentirono nel cuore una grande forza. Capitolo 16. Le farfalle bianche. Un mattino, mentre il vento faceva un pisolino sul fondo della vallata, le nubi si strinsero fra loro come tanti pecoroni. Sorelle nuvole, cominciò una nuvoletta ai margini del gregge, non sentite in voi qualche cosa di strano? È vero, gridarono le altre, le nostre goccioline si stringono per il freddo intorno ai granelli di pulviscolo e giocano a fare le stelline bianche. Da me una stellina si è staccata e vola giù come un paracadute, gridò il nuvolone. Un fiocco bianco danzava intorno, leggero nel cielo gelido e diceva:
Sorelle goccioline, io volo, addio. Perché non diventate anche voi farfalline bianche, libere e leggere? Perché non venite con me? A che fare? A trasformare i giardini spogli in ricami, le piante e le erbe in pizzi. Veniamo, veniamo anche noi, esclamarono alcune goccioline e la danza incominciò. In poco tempo, da ogni nuvola, incominciarono a staccarsi sempre più numerose lievi farfallette bianche che si lasciavano cadere lentamente volando verso la terra. Ogni nuvola, pigra e scura, si trasformò in milioni di farfallette volteggianti ed era un bel gioco e ognuna diceva: io voglio adagiarmi su quella pianta solitaria e un'altra, io voglio fare l'equilibrista sul filo. Primi a vedere le farfalle bianche furono i figli di Cipì, che giocavano a contare le nuvole. Gridando di gioia, si lanciarono in volo per acchiapparle, ma i passeri anziani li ammonirono: fra poco, quando le farfalle avranno coperto la terra, non riderete più. Perché? Domandarono i passeretti. Perché avrete fame? E fu proprio così. Dapprima le farfalle erano rade e trovavano tutte un posto sulla terra, poi divennero più fitte e larghe, e quando la terra fu coperta si accumularono le une sulle altre. In poco tempo, tetti, campi, alberi, siepi e cortili furono coperti di farfalle bianche e i passeri, smarriti e affamati, volavano dal tetto alla campagna in cerca di qualche chicco. Raspavano, raspavano, ma non trovavano niente. Il primo giorno nessuno riuscì a farsi il gozzo e i passeretti pigolavano: ho fame, ho fame! Cipì disse: amici, bisogna fare qualcosa per questi passeretti, dobbiamo aiutarli. Se qualcuno di noi trova cibo, deve avvisarli, d'accordo? D'accordo, risposero i passeri e partirono in cerca di cibo. Cipì esplorò la riva del Nastro d'Argento, dove un tempo aveva conosciuto Margherì. Tutto era sepolto sotto un manto soffice e impenetrabile di farfallette, sulle quali, stanche di vagabondare, ne calavano sempre di nuove. Cipì frugò sotto la sponda, vicino all'acqua, in su e in giù. Niente. Intanto le farfallette volteggiavano e cadevano sempre più fitte e i passeri avevano sempre più fame. Ciao a tutti!